Ladies and gentlemen, welcome to the first episode of the GM Mode. GM Mode, signori, la serie che nessuno stava aspettando probabilmente è tornata in grande stile. Stile vecchio, tutto nuovo, titoli vecchi con design nuovo. E si inizia con Monday Night Raw, che ci ospita con un big match, signori, un opener degno di questo nome. Un opener che si aspetta essere già il match della serata. Ed è il primo ad entrare, è Seth freaking Rollins, il King Slayer, o dovrei dire Beast Slayer. Signori, la GM Mode Monday Night Raw, controllata da Vince Russo, e VP contro SmackDown Live, comandata da Paul e Papa Kenta. Ne vedremo delle belle. Iniziamo subito qui con Seth Rollins, che entra concentrato, e questo match servirà per decidere chi passerà nel torneo per decretare il nuovo World Heavyweight Champion. La Big Golden Belt è tornata. Ma adesso basta indugiare oltre e aspettiamo che entri l'avversario di Seth Rollins, che è niente po' di meno che il Prize Fighter per eccellenza, Kevin Owens, il canadese. In questo match abbiamo due ex Universal Champion, Owens il più longevo e Rollins che l'ha dovuto rilasciare dopo la nuova creazione, il rebrand di Monday Night Raw e di SmackDown Live. Ma adesso, signori, io direi basta parlare, perché stiamo per assistere ad un vero scontro tra titani. Rollins parte subito, attenzione, ginocchiata, ma Owens non ne è da meno, gomitata, ancora pugno, niente, Rollins si libera, ancora pugno, testata a parte di Owens, si parte subito con questo scontro. Ancora jawbreaker da parte di Rollins, passa sopra, tornando dei team, non va, non va Owens, lo attendeva, va, close life from hell. JBL will be proud. Adesso testata, ancora colpi duri come la sella di Kosaki, come direbbe i commentatori italiani. Scrocca sulle spalle, ginocchiata seguita da una running center. Ottima sequenza da parte di Owens, che sale sulla terza corda, vuole mantenere il momentum. Va, attenzione, moonsault. Calibra malissimo. Infatti non si era accorto che Rollins si era seduto, ma Owens non vuole perdere energia e va subito con questa running double axe handle. Giustamente dopo la figura barbina che aveva fatto, ha detto no, qua bisogna recuperare. Roll up, roll up, attenzione, attenzione. Già con questo roll up Rollins stava rischiando, gomitata. Rollins tenta di sollevare Owens, ma Owens è un pezzo da 90, se non da 120. Calcione seguito da una gomitata sulla schiena. Ancora Rollins con questi calci sulle gambe riesce a liberarsi. Attenzione, Owens allora passa dietro. No! E lo attende al varco con questa back elbow. Signori, che match, che match. Molto veloce, molto rapido. Owens sembra in controllo di questo match, ma Rollins vuole far smentire le mie parole sin da subito. Prende la rincorsa. Tornado DDT a segno. E stavolta il DDT in tornado va a segno. Irish Whip all'angolo, prende la rincorsa, running corner dropkick sulla schiena di Owens. Ancora lancia il canadese contro l'angolino. Chissà che cosa vuole fare. Pugno, niente Owens. Lo blocca, ancora niente, big boot a parte di Rollins, che prende la rincorsa, single leg dropkick. Ottimo single leg dropkick da parte di Seth Rollins, che adesso tenta ancora l'offensiva, ma Owens con questa clothesline ferma l'ammazzare. Ancora single leg dropkick da parte di Rollins, ma Owens deve uscire un attimo, deve ricalcolare i suoi piani e le sue idee. Torna subito all'interno del quadrato, tenta un pugno, ma niente, era troppo lontano Rollins. Northern Light suplex fantastico, ma Owens riesce a toccare le corde. Attenzione, Rollins va solamente sulla kick. No! Spin kick,
Spin kick fantastico. Adesso è Rollins che dice al pubblico: "Who is the man right now?" E io gli risponderei: "Becky Lynch." Attenzione alle hoop. Rollins ancora vuole l'offensiva su Owens, lo lancia all'angolo, forse vuole tentare una Baco Bomb. No, ancora il rear dropkick, calcio sullo stomaco, non va. Ancora questo spin kick. Rollins è stanco, Rollins è molto stanco. Attenzione, gomitata, ancora pugno da parte di Owens. Ma attenzione, calcio sullo stomaco! Ti già, cup stomp! Abbiamo già assistito a un cup stomp così, in modo veloce nel match. Ok, 1, 2. Niente, niente, solo conto di 2 per Seth Rollins. Adesso sale sulla terza corda, forse vuole tentare un classico frog splash. Vuole tentare il suo frog splash, no! Elbow drop. Elbow drop da parte di Owens. Adesso lo rialza, Michinoku driver. Attacca Michinoku. Citazione, attacca Michinoku. Attenzione, Owens è molto stressato, ancora stomp. Gira Rollins e aia sulle ginocchia. Vediamo gambe, punto debole di Rollins. Sappiamo come sono state la sua croce. Stiamo parlando del corso di Jesus, dopo tutto, nel corso della sua carriera. Attenzione Rollins. Mamma mia, che face buster. E attenzione Rollins, dice che è finita. Sale sulla terza corda, chissà che cosa vuole tentare. Terza corda per Seth. Oh, Mossad! No, ginocchia da parte di Owens, che si riprende dall'offensiva subita da Rollins. Che tecnica da parte di Owens, di Kevin Owens, che con questa arm trapped leg sweep riprende il controllo del match. Adesso shoulder block, Rollins esce fuori dal ring. Attenzione Owens, lo guarda, forse si vuole tuffare, e invece no, finta da parte del Prize Fighter, ma Rollins se ne accorge. Ancora però calcio sullo stomaco, lo lancia contro le barricate Owens. Calcio sullo stomaco da parte di Rollins. Soul kick dritto sullo stomaco, e questa mossa fa accasciare Owens, che cade a peso morto al suolo. Owens adesso riesce a riprendersi con un pugno, con un jab, riesce a riportare in contro il match. Sabre kick! 1. Niente, solo conto di 1. Solo conto di 1 dopo il super kick. Rollins non si vuole far mettere i piedi in testa da una delle sue mosse migliori. Sione adesso lo mette sulla seconda corda, prende la rincorsa. Attenzione a questa caduta. Morti sarebbe assieme al 619. No, invece Avada Kedavra, il suo schoolboy super kick. Mette a terra Owens, calcio sullo stomaco, forse un altro cup stomp. E invece Owens, calcio sullo stomaco, powerbomb. Good night. No, solo conto di 2. Solo conto di 2 per il Prize Fighter. E attenzione, guardate Kevin Owens vuole andare a parlare con l'arbitro. Si sentiva che quello era un netto conto di 3, ma in realtà era un netto conto di 2. Solo che cazzo le spalle, Cold Driver! Un classico di Kevin Owens nei tempi in cui era Kevin Steen. Ma nemmeno questo lo porta al tanto desiderato conto di 3. Attenzione, Owens dalla terza corda, chissà cosa vuoi fare. Frog Splash! Non va! Non va! Rollins allora se lo carica! Fisma secondo! Lariato! Lariat! Fantastico adesso Owens! Se lo carica sulle spalle! Attenzione, un'altra tecnica giapponese! King Kong Cutter o Gorilla Cutter! Questo Torch Rack Neck Breaker potrebbe aver messo a tacere Rollins per il conto di 3, ma solamente un conto di 2, molto vicino al 3 comunque. Gomitata! Io sento che gomitata stiff da parte di Owens, che dice a Rollins: fatti avanti, voglio un avversario degno di questo nome. Ancora Rollins vuole tentare forse un altro nome del Lights, ma Owens fa peso. Calcio sullo stomaco. No, 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 no! Ok, ok, Rollins si salva il culo e ancora close line.
Signor Rollins si è salvato letteralmente il culo. Lo prende! Ripcord! Nei! King's Landing! King's Landing! One! No! Nemmeno contro T2. Are you effing kidding me right now? Ancora gli fa sbattere il braccio contro il suolo. Rollins si carica con il pubblico. Rollins si carica. Ancora attento a uno schienamento di disperazione, ma solo conto di zero. Mi dispiace Rollins. Qua Rollins lo rialza, Irish Whip, cotto le corde, single leg dropping, ancora no, non va. Kevin Owens allora lo prende, niente, Rollins calcio sul piegamento della gamba, ancora lo vuole sollevare, niente, close, niente. Owens lo mette in questa posizione e va a premere con il suo ginocchio per sfiaccare un attimo Seth Rollins. Attenzione Owens, guarda Seth in maniera strana, lo butta via. Attenzione. Oh mio Dio, prende la ricossa! Mamma mia, Topeco Hero! Che manovra da parte di Kevin Owens, che adesso riporta all'interno del ring Rollins. Sale sulla terza corda! Sale sulla terza corda! Lo richiama, vuole volare, cospo di la potenza di Seth Rollins, che se lo carica lo scatta con questo front slam, tentando un standing moonsault perfetto e con schienamento veloce. Uno, niente, nemmeno conto di due. Mamma mia, Kevin Owens, che prestazione sta tirando, che prestazione sta tirando Seth Rollins. Ginocchiata, attenzione, quella ginocchiata nel 2015 spaccò il naso a John Cena in un episodio di Raw per il titolo degli Stati Uniti. Attenzione ancora Owens, è fatto interno del ring Rollins, se lo carica. Oh, chokehold suplex, questa presa al collo seguita da un suplex che cade praticamente di testa. Attenzione, Rollins riesce ad evitare, ma comunque subisce questa close line, questa armwrench close line. Rollins ancora cerca di liberarsi. Avada Kedavra! Attenzione, Owens si riprende subito, super kick, non va. Big boot a parte di Owens, calcio sullo stomaco, pop 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 and bomb, e le corde sono lontane. Uno, due e tre. Kevin Owens si porta un'importantissima vittoria a casa. Si porta una vittoria importante dalla sua famiglia. Qua rivediamo il replay della Avada Kedavra. Qua ancora vediamo i replay che ci fanno vedere questo match fantastico. Qua vediamo ad un certo punto una pop-up powerbomb che sembrava aver messo fine al match, ma ne serviva più di una. Che match, signori! Ma adesso è il momento di andare al prossimo match. Bella serata. Signori, secondo match della serata, dove, Dio santo, manco uno dei miei rutti fa così tanto rumore. Ecco che entra Joey Samoy, che quest'oggi affronterà uno dei suoi più grandi rivali, il Folletto di San Diego, Rey Mysterio. E questo match è per decidere chi riuscirà a passare questa parte di torneo per decretare il nuovo Hardcore Champion. Sì, il titolo Hardcore è tornato e non quella schifezza del titolo 24/7. Ma c'è un dettaglio, stiamo parlando del titolo Hardcore, e infatti questo match ha un Extreme Rules. Signori, Ray parte subito con questa serie di calci. Joe lo prende, allora rallenta subito il ritmo del match con cui voleva far partire Ray Mysterio.
con questo suplex e adesso lo prende ed è il momento di unire per il suplex. Attenzione, Joe, calcio sulla schiena, no, Ray riesce ad evitare, pugno, no, non va. Mamma mia, che combinazione di pugni e cefoni da parte del Samoano nella seconda corda, va con una senton bomb, ma Ray riesce a counterare. Qua gomitate, no, pugno da parte di Samoa Joe, chop, no, pugno da parte di Ray che va. Spinning kick, ma nemmeno questo va. Tentavi uno splash, ma sai come Samoa Joe, se ti vede con la coda dell'occhio, per te non c'è possibilità di attaccare. Va per il suo leg sweep, non va. Ray lo rialza subito, Irish whip contro le corde, passa sotto. Tentavano un ricarana probabilmente, ma Joe se lo carica subito. Calci sulla testa, subito, vuole mirare al punto focale dove la Kokida Clutch potrebbe attaccare adesso single leg Boston Crab. Però Ray, il nostro caro Samoa Joe, è un big sweetie man, è un grande uomo sudato, soprattutto sudato. Backdrop suplex, non va. E invece Samoa Joe esce fuori dal ring. Sa che Ray dopo quella contromossa potrebbe aver messo un punto focale all'interno di questo match. Attenzione, tentava una close line Joe, ma attenzione, barrage di colpi da parte di Ray Mysterio, seguito da questo spinning kick che lo porta a far cadere Samoa Joe. Get the tables, avrebbe detto Divan Dad. Anzi, avrebbe detto Baba Ray a Devon Dudley, intimandogli di prendere i tavoli per poi eseguire una 3D, una Dudley Dead Drop su suddetti tavoli, sul povero malcapitato che nella maggior parte dei casi era un jobber lì per caso. Attenzione, qua il match continua a stretto contatto con il cameraman. Joe prende il tavolo e inizia a colpire Rey Mysterio, lo riporta subito all'interno del quadrato. Adesso lo posiziona all'angolo. Chissà che cosa vuole fare Samoa Joe. Chissà che cosa vuole fare. So che cacca sulle spalle. The Valley Driver. Calcio. Ma niente ancora. Ray, comitato. Non va. Ancora lo gira. Niente. Samoa Joe. Evita. Chop. Ancora chop. Lo gira. Niente. Fai una scary drop. Se lo carica, no. Ray riesce ad evitare. Ancora. Samoa Joe cerca di farlo girare. Carane. Oh, oh. 619. 619. Ray Mysterio però guarda l'angolo. Vuole già finirlo. In onore di Daniel Fox Splash. Niente. Niente. Nada de nada. Ci vuole molto di più per mettere a terra Joey Samoy, ad esempio una impaler di DT. Non tanto perché era un impaler, ma proprio perché l'ha impalato. Tenta uno schienamento dopo quel DDT, ma nemmeno conto di uno. Calcio sulla schiena. Samoa Joe non subisce il colpo. Ancora calci da parte di Ray, ma stavolta Joe penso li ha presi in pieno, li ha sentiti in pieno. Dropkick fantastico da parte di Ray Mysterio, che adesso chiuda una camel clutch, una single leg camel clutch, anzi una colossal clutch, una mossa che usava Big Show. Yokosuka cutter con questa caduta differente dal solito, molto più dolorosa, molto più dolorosa. Single leg Boston Crab da parte di Ray Mysterio, ma non va, non va, mio caro. Adesso Samoa Joe guarda Ray, lo prende ancora. Inverted suplex a segno, inverted suplex a segno, ma attenzione Joe, prende subito Ray, non va. Se lo carica, no, cata il suplex. Il Ray deve uscire fuori dal ring. Attenzione Joe, guarda, prende la rincorsa, forse vuole tuffarsi. Finta, giustamente una finta da parte di Samoa Joe, che si carica Ray per una polon devastante. Aia, la testa di Ray contro la corda superiore. Ray ancora vuole forse un wheelbarrow
Bulldog, cochina, cochina clutch. La cochina bella fresca. Mamma, escila dal frigo. Che c'ho sete, ma niente. Ray, attenzione, chiude un roll up. Potrebbe vincere con questa mossa di rapina. Niente, solo conto di una. Joy ancora nel match, prende la rincorsa. Seagull e dropkick. Fantastico, dritto sulla testa. Joe ancora, forse si vuole tuffarlo, attende, ancora finta da parte di Joe, che dice a Ray, no no, non c'è bisogno. Joe, attenzione, se lo carica sulle spalle. Snake Eyes through the table. Adesso Joe esce fuori dal ring un attimo. Chissà che cosa starà cercando. Il samoano prende una sedia. Vuole infliggere danno fisico a Rey Mysterio. Not protect, steel chair shot to the head. Questo fa malissimo. Attenzione Rey, però è abituato a subire quegli attacchi. E gli toglie subito la sedia di mano. Se lo carica, no. Ma ancora Rey. Calcio. X Factor. E adesso Rey è alla ricerca chissà di che cosa. Forse di uno sledgehammer? No. No, no. Forse. Ha bisogno di un altro tavolo. Ma non ancora. Rey è abbastanza deciso sul da farsi. Joe prende la rincorsa. Running STO. Mette a terra. Folletta di San Diego. Attenzione. Ho capito che è un hardcore match, ma non un death match. Per favore, Joe non va. Joe. No, 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 no. Santom. Rey, per grazia di Jesus, riesce a liberarsi. Che se no avremmo visto frittata di Rey roll up. Ricordiamo, non ci sono, non c'è il roll break. Quindi potrebbe essere conto di tre. Ma non va. Spinning backfist. Ma ancora Rey riesce a liberarsi. Calcione. Joe lo vuole girare. Rey ancora vuole prenderlo. Close line da parte di Joe. Non va. TDT. Non va. Lancia all'angolo Joe. Deciso sul da farsi. Prende un attimo la rincorsa. CCOS and Zaguri. Ottimo match, signori. Ma Joe, attenzione, penso che abbia intenzione di chiudere la sua mossa conclusiva. Cochina clutch. But this time there is no escape for Rey Mysterio, for the greatest mask that ever lived. E infatti Samoa Joe avanza nel torneo. La team di Samoa Joe risuona nell'arena forte e chiaro. Che match, signori. Ma la serata non è ancora finita. È il momento di andare al prossimo e ultimo match della prima parte di Monday Night Raw, dove i fratelli Uso affronteranno il duo europeo Sheamus e Cesaro, sempre in un torneo per decidere il prossimo Tag Team World Tag Team Champions. Non cambiate canale YouTube, stiamo per continuare. E signori, si continua la serata. Vedi, prima ad entrare sono i fratelli samoani. Day One Ish, Jimmy e Jay Uso, che dicono di stare zitti. Vogliono far sì che la loro team song si senta forte e chiaro. Infatti è un ottimo, bellissimo team song. Che match, che match sarà questo? Un classico match di coppia. Ma adesso è il momento di far entrare l'altro team, composto da Sheamus e Cesaro. Sheamus che si è ripreso dall'infortunio, è carico per aiutare Cesaro alla conquista dei titoli di coppia. Guardate Cesaro,
Simus, sono carico, Cesaro è carico. Scuote la testa in tutte le direzioni. Sa che questi titoli di coppia saranno loro, saranno intorno alla loro vita e sotto il loro giacchetto. Ma sarà così? The Bar vs. The Usos is up next. Ed è il momento che stavamo attendendo. Che match abbia inizio. Attenzione. Calci. Calci. Parte di Cesaro. Pubblico intorno ai cori. Uso. Sembrano i favoriti della giornata. Attenzione, Cesaro. Avvicina il fratello al proprio angolo. E dal tag a Sheamus. Vuole tenere bloccato il fratello. Adesso lo gira Sheamus. Bullplex. Ottimo bullplex da parte di Sheamus, che adesso vuole rimuovere qualche dente a il fratello Uso. Scusate, ma non riesco proprio a riconoscerlo, ok? Non ce la faccio, ok? Diremo fratello con la felpa e fratello con la maglia. Guardate, fratello senza maglia gli chiede aiuto. Intima. Attenzione. Soul kick sullo stomaco. Ancora. Chop. Se lo carica subito. Electric chair. Electric chair drop. Questo potrebbe mettere un attimo a tacere Sheamus. Never mind. Tag da parte dello svizzero. Attenzione. Attenzione. Cesaro con una high angle senton bomb. Fantastica. Guardate, chiama il pubblico. Attenzione. OG riesce a liberarsi con questa double chop. Adesso Irish Whip. Vogliono tentare una mossa in coppia. Attenzione. Holy Huss! Summon drop. Ottimo summon drop da parte dei fratelli. E adesso intimano Cesaro di rialzarsi, che si libera. E uno dei due fratelli lo fa svuoto con questo flapjack contro le corde, ma Cesaro. Dio santo! Questa ginocchiata dopo una military press. Adesso spallata da parte di uno dei fratelli che tenta la stessa tecnica del suo gemello. Ma va, la corkscrew Fireman Smash. Adesso lo prende. Armwrench DDT come avrebbe fatto The Rock. Tag a parte di Sheamus. Carica summon drop ancora. Pop up summon drop. Eccellente. Eccellente. Soul kick. Ma va il mule kick. Il calcio a mulinello da parte di uno dei due fratelli. Adesso un Irish Whip all'angolo. Forse volete tenere una mossa di coppia insieme a fratello. Non va. Irish Whip da parte di Sheamus, che prende la rincorsa. Vuole uno splash probabilmente. No, Gavench Suplex. Adesso serie di pugni. Serie di pugni dolorosi da parte di Sheamus. Schedamento. Uno. Niente, solo colto di uno. Sheamus richiama il pubblico a sua volta, ma non viene apprezzato. Come è stato apprezzato il coro Uso da parte uno dei due fratelli. Adesso ancora uno dei fratelli cerca di incitare il suo gemello. E riuscì per l'angolo. Ancora posso tentare la close in uno splash. Tenta di rialzarlo, ma con questa sgomitata, questo attacco, si liberano. Adesso Sheamus, gomitata dritta sulla faccia. Nella rincorsa, voleva bloccarlo con un back elbow, ma va la spallata da parte del guerriero celtico. E adesso forse vuole portare al suo angolo uno dei due fratelli, ma gomitate sullo stomaco. Attenzione. Attenzione, se lo carica. No, ginocchiata sullo stomaco. Calcio ancora. Irish Whip. E niente, ancora non va. Adesso foot press. Ancora, ma attenzione. Riesce a bloccarlo all'ultimo. Leg sweep subito. E adesso ancora questo attacco alla gamba.
Sword kick seguito dall'uppercut. Adesso tenta il tag. Tenta lo tag, ce la fa ancora. Pop up summon drop. Summon drop maledetto per i cultori del trash su wrestling. E ancora però niente, back body drop. Cesaro allora vuole sfoderare nuove mosse. Bloody Sunday, l'inverted Bloody Sunday di Cesaro, mente a terra. Porca troia, che uppercut. Uno solo conto di uno, solo, dico solo conto di uno. Attenzione, gomitata, come non i due fratelli, Harry Sweep, non va. Cesaro allora lo inquadra, lo squadra, prende un po' di trash talking che le telecamere non ci possono far sentire. Ancora questo gomitato, attenzione, uno dei due fratelli è entrato così, è incattivito, vuole scatenarsi e infatti avrà la sana dose di mazzate che vuole dare. Attenzione, cerca di prendere Cesaro, niente. Qua questa presa al braccio, pugni sullo stomaco, si libera. Ancora soul kick uppercut, non va. Cesaro belly to belly suplex over the head, belly to belly suplex, stomp, ancora non va, gomitata, ancora non va. Attenzione, in una posizione che conosciamo benissimo, in questa posizione. Attenzione, adesso Jimmy Uso prende il tag, finalmente mi sono ricordato il nome, porca di una puttana. Jimmy Uso adesso va con questo leg drop sulle corde, guarda Cesaro, non sa che fare. Scorpion death drop, inverte il DDT, mette a tacere Jimmy, leg drop. Attenzione, match molto tecnico e molto dominato dai Devare, e ancora questo very European uppercut. Questo uppercut con il pop up. Attenzione, Jimmy è carico, si rialza subito e Cesaro sembra essersi spaventato, dice no no no, io non ho fatto niente. Us, oh, si carica Jimmy. Lariat seguito da un altro lariat, passa sopra, jumping lariat o jumping clothesline, come la volete chiamare, fate pure. Irish whip all'angolo adesso e Cesaro ad avere la meglio. Lo prende, no 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 no, attenzione, super kick, Cesaro subito verso via, attenzione, potremmo già assistere alla vittoria dei fratelli Uso, 1-2, no, signori, ottimo kick out da parte di Cesaro, che riesce ad uscire da uno degli attacchi più pericolosi di Jimmy, e adesso vecchia scuola canadese, sharpshooter is applied, riesce a toccare le corde, gira dietro con questo atomic drop. Attenzione, chissà che cosa voleva fare, chissà cosa voleva fare l'arbitro. Adesso intima Jay di tornare al suo posto, ma attenzione, Jay sembra fregarsene abbastanza. Questo hip toss, ancora clothesline su Cesaro, esce fuori dal ring Jay, controlla Jimmy, attenzione, gli dà un assist prendendogli la gamba. Attenzione, Cesaro vuole andare a mirare proprio a Gemma, che torna subito nel ring. Jimmy, Jimmy, un roll up, attenzione Sheamus non cade totalmente, allora gomitata da parte di Jay. Attenzione, ancora questo butterfly suplex, si carica Jimmy, headbutt. E Jay allora, anzi Jimmy scusate, dalla terza corda va, ancora questo attacco, Jimmy è dalla terza corda, va a bottom sulla schiena, che sequenza, non tanto legale ma comunque un'ottima sequenza da parte dei fratelli, schienamento, 1-2, so close, it was so close. Irish whip ancora, accennava una rincorsa ma è abbastanza stanco. Attenzione, chip shot da parte di Jay, madonna santa, dio santo, dio santissimo, che uppercut. E ancora va a mirare alla testa, Cesaro infierisce sul punto debole ormai.
di Jimmy dopo aver subito tutti quegli uppercut. Harry Sweep. Cesaro allora lo prende. No, 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 no. Riesce ad evitare. Soul kick. Non va. Calcio ancora sulla gamba. Non va. Gomitata ancora. Non va. Jimmy evita. Ancora gomitata. Lo prende lui. Roll up. E il roll up va. Uno. Due. No. Cesaro l'ha rischiata veramente tante volte in sto match di perdere causa roll up. Ben due o tre volte. E si infatti cerca di farsi ripagare, vuole ripagare il pubblico per quello che non è riuscito a fare. E fa questo Sterling butterfly suplex, se lo carica per una powerbomb forse. Sì, powerbomb position. Ma attenzione. Oh, alley oop facebuster contro il turnbuckle. E ancora. Che match, signori, che match. Cesaro lo prende, lo avvicina al centro del quadrato. Jimmy dovrebbe dare assolutamente il tag. Deadlift cutter suplex. Ma cosa mi stai dicendo? A second one. And I think we are going to see the trifecta. Che forza da parte di Cesaro. Ma attenzione, Jimmy riesce a liberarsi immediatamente. Attenzione, chiama Cesaro. Super kick! Super kick da nulla, uno! Due! Cesaro, hai un culo della Madonna, perché Sheamus era veramente lì lì per non farcela. Attenzione, signor J! Mamma mia, elbow drop! From the outside of the ring! From the inside of the ring to the outside. Qua attenzione ancora, Jimmy tentava il super kick ma si è abbastanza incazzato. Irish Whip, no, non va. Cesaro prende la rincorsa. Uppercut. STO. Allora Jimmy sale sulla terza corda. Chissà cosa vuol fare. Vede che c'è Sheamus nelle vicinanze. Allora va con un headbutt. Molto semplice ma molto efficace allo stesso tempo. Una delle mosse più pericolose da fare nel mondo del wrestling. Us, us, oh, è ancora uso. Mette all'angolo. Calcione. Jimmy è carico. Us, oh, ancora bene in corsa. Running up attack. Oh, kick to the midsection. Ancora va per un back suplex. No, Cesaro a terra in piedi. Pugno. Irish whip. Chissà che cosa vogliono tentare. Attenzione. Oh cazzo. Oh cazzo. No, 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 no. Mamma mia. Assisted broke kick. And this can be over. Ma Jay, signori. Grande mossa da parte di Jay. Che interrompe tutto. Interrompe tutto. Interrompe tutto. Headbutt. Che match. Che match, signori, che ultimo match per finire questa prima parte di questo primo episodio di Monday Night Raw. Ma vi assicuro che non sarà l'ultimo. Stomp. Ancora stomp. Sheamus. Attenzione, solo kick devastante. Questo sì che è stato veramente devastante. Gomitata da parte di Sheamus che si libera. Ancora pugno. Pugno ancora, non va. Double Alexander, non va. Lariato! Ma niente ancora. Jimmy esce fuori dal ring. Torna subito all'interno del quadrato. Vuole forse prendere Cesaro. No, no. Neckbreaker su Sheamus. Stomp ancora, no. Irish whip all'angolo. Us. Oh. Attenzione, Jay lo tiene bloccato. Dopo un calcio lo strangola ancora. La cattiveria da parte dei fratelli. Sheamus esce fuori un attimo dal ring. Torna subito. Back elbow. Gli dice di farsi avanti. E credo che potremo assistere ai titoli di coda di questo match. Oh. E va. Body slam. Seguito dal Uso Splash.
schienamento. Attenzione, Jimmy va subito a mirare. A Cesaro infatti lo blocca. Headbutt. E gli Usos vincono questo incredibile prova di cosa può essere un match tag team nelle big leagues. Mamma mia, che match. Ma signori, preparatevi perché non è finita la serata. Ci si becca con la prossima parte, dove assisteremo a Becky Lynch contro Charlotte Flair, AJ Styles contro Johnny Gargano versus Velvet Dream contro Daniel Bryan, il nostro main event. Da Tragic è tutto, bella lì.